I trattamenti antitumorali che pregiudicano la capacità riproduttiva non sono più un ostacolo insormontabile per diventare madri e padri. Le tecniche di conservazione di ovuli e spermatozoi oggi garantiscono un futuro fertile anche ai giovani sopravvissuti a un tumore. Le società scientifiche di endocrinologia, oncologia e ginecologia sono al lavoro per elaborare un documento di consenso sulla crioconservazione da proporre alle istituzioni e ai pazienti e garantire che questi percorsi siano sicuri e accessibili. Gli oncologi ormai sono abituati, sono informati che c'è la possibilità di indirizzare i nostri pazienti a centri di riferimento. L'IOM ha predisposto delle linee guida per cui tutti gli oncologi sono a tal posto informati e devono indirizzare, dopo aver fatto una iniziale counseling con i pazienti, a questi centri per poi poter dare la possibilità ai nostri pazienti di poter diventare, dopo fatti i trattamenti, anche genitori. Con le terapie adiuvanti e quindi con la chemioterapia soprattutto si usano dei farmaci che vanno a incidere sul tessuto ovarico e quindi vanno a incidere sulla futura fertilità. Questo è il gruppo di pazienti più interessato, ma non dimentichiamo i casi di pazienti con il cancro cervicale del collo dell'utero, quindi sono pazienti che magari nel tempo sono costretti a fare radioterapia e quindi a preservare la fertilità. Non dimentichiamoci soprattutto quella grande fetta che è dei cosiddetta, nella cosiddetta età pediatrica che noi siamo abituati a pensare piccoli fino a 12-13 anni, ma di fatto strutturalmente arriva fino ai 18-19 anni. Quel grande campo che è l'oncoematologia pediatrica, che indubbiamente poi ci colpisce molto al cuore, perché vedere ragazzini, bambini affetti da leucemie che magari hanno dei grossi rischi ai fini della fertilità in un futuro, dopo che sono guariti, perché molto spesso da queste malattie si guarisce, questo ci colpisce, quindi ci ha indotto a interessarci ancora di più di questo argomento e a organizzarci. Abbiamo la fortuna oggi che gli oncologi hanno messo a punto terapie che consentono di mantenere in vita i giovani che hanno patologie neoplastiche con una sopravvivenza che può essere identica a quella di un soggetto normale, cioè oggi si guarisce dal cancro. Parliamo di cancri del testicolo, parliamo di cancri dell'ovaio, parliamo di cancri e patologie ematologiche che sono quelle che colpiscono più frequentemente l'uomo o la donna. Benissimo, in questi casi abbiamo l'opportunità di far sopravvivere questo ragazzo o questa ragazza, abbiamo dall'altra parte la possibilità di crioconservare gli spermatozoi o gli ovociti al fine di poter avere un ragazzo o una ragazza che potranno, dopo 10 anni, dopo 15 anni, decidere di diventare genitori con i propri gameti, quindi non con la fecondazione eterologa, ma con la cosiddetta fecondazione omologa utilizzando i propri gameti.